In Niger le strade di Niamey sono apparse calme domenica dopo che l'esercito ha disperso una manifestazione a sostegno del presidente deposto Mohamed Bazoum. Una settimana dopo la scadenza per reintegrare Bazoum, i leader dei golpisti si dichiarano ora disponibili a un confronto diplomatico per risolvere lo stallo con il blocco regionale dell'Africa occidentale. L'apertura è arrivata in seguito alla mediazione di una delegazione di religiosi nigeriani che ha incontrato la giunta a Niamey. Il generale Abdourahmane Tiani ha dichiarato che la sua porta è aperta per esplorare la strada della diplomazia, ha detto in un comunicato stampa lo sceicco Balalau, a capo della missione, svolta con l'accordo del presidente della Nigeria, Bola Tinubu, presidente dell'ECOWAS, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. L'ECOWAS esplora dunque le sue opzioni per ripristinare il governo civile in Niger, compreso un potenziale intervento militare, dopo la cacciata del presidente Bazoum il 26 luglio.